Salve, il sistema ha appena vomitato un altro eroe per le pecore. Si chiama Roberto Vannacci. Stavo lì che leggevo serenamente i miei giornali. Quando tutto ad un tratto leggo che questo tizio qua ha scritto un libro che viene considerato come il Mein Kampf de Noantri. Lui si chiama Roberto Vannacci, quindi già dovrebbe far scattare l'allarme, cioè usano uno dei loro uomini, cioè uno dell'esercito più compromesso, più zozzo, insomma, non c'è, cioè più del sistema non esiste. Ma questa cosa qua l'hanno sempre fatto loro, cioè di far parlare uno di loro, ovviamente controllato, dice quello che vuole sentire dire la pecora. Quindi lui dice insulti a questi qua, che non so nemmeno se si può, di questi giorni, specialmente al mio canale, non si può parlare, quindi insulti a questi qua, ai migranti, nel libro del generale che è diventato un caso. Provocazioni e accuse a ogni capitolo di Vannacci e bufera politica. Lui, sono speciale. Allora, intanto quando vediamo che tutti ne parlano, cioè, se tu vedi, metti il nome suo su Google, cari questi qua, non siete normali, che il generale dell'esercito che ha autopubblicato un libro razzista e omofobo, il mondo al contrario del generale Vannacci, non mi scuso, lotto contro, insomma, cercano di farlo passare dalla parte di una minoranza che loro devono assolutamente controllare. E quindi gli mettono l'eroe, sapendo che le pecore altrimenti non si sanno organizzare in nessun altro modo, gli danno l'opposizione controllata e ovviamente loro lo attaccano, ovviamente esame disciplinare, dice il capo suo, no? Okay? Non può parlare così. Quindi fanno finta, insomma, che il sistema gli va contro, eccetera, eccetera, ma in realtà vogliono acchiappare i polli. E guarda caso il suo libro è diventato un best seller su Amazon. Questo è il nostro eroe. Anche la faccia, insomma, di uno così, una faccia di cui ci si può fidare. Sembra un uomo semplice, diciamo, anche i tratti sono un po', diciamo così, di una persona sana di principi, no? Così da. E intanto qui vediamo delle saette di Lucifero, ma questi sono dettagliucci che vedremo dopo. E intanto diamo un'occhiata, già è stata creata la pagina Facebook, eccetera, eccetera, ma adesso scoppierà perché ormai ne stanno parlando ovunque, avrà molti più di questi mi piace che vediamo qua. Ma vediamo intanto la simbologia sul libro che è diventato un caso. Intanto scrive al contrario, è molto satanico. Scrive al contrario. Poi il sole e luna che si uniscono insieme è molto, ma molto massonico come concetto, molto significativo, molto esoterico. Qui per un po' sembra anche, perché questa diventa poi, esce la corona qua, no? E se noi vediamo nei po' cosi dove lui fa parte, tutte queste organizzazioni militari, c'è sempre la corona qua in alto, no? I gigli ovunque, vedremo. E quindi dove stavamo? Ritorniamo qua al libretto qua suo. Se uno vede ci potrebbe vedere anche, ma già il sole e luna messi insieme, insomma, è abbastanza massonico. Se tu metti sole, luna, massoneria, cioè, ci sono le due colonne, no? Perché sono i due opposti, no? Il sole, la parte maschile, e la luna, la parte femminile, unite insieme quando c'è un'ellisse, eclissi, come si dice? Sì, è proprio l'apoteosi perché c'è l'unione degli estremi, ok? Sembra anche il serpente che mangia la coda, questo, però magari ci sto vedendo un po' più di quello che c'è. Vediamo come acchiappano, ragazzi. Vediamo come acchiappano quando. Questo è il suo libro nel retro per acchiappare i polli, diciamo, che ovviamente saranno acchiappati. Magari questo diventerà il prossimo generale. Come si chiama? Pappalardo, che sono, cioè.
Quando gli occupanti abusivi, sentiamo questo libro per acchiappare i polli, quando il suo libro di questo tizio, quando gli occupanti abusivi delle abitazioni prevalgono su loro legittimi proprietari, quando si spende più per un immigrato irregolare che per una persona che per una pensione minima di un connazionale, italiani, quando l'estrema difesa contro il delinquente che ti entra in casa viene messa sotto processo, quando veniamo obbligati ad adottare le più stringenti costosissime misure antinquinamento, ma i produttori della quasi totalità dei gas climalteranti se ne fregano e prosperano, quando le città si trasformano in luoghi per single benestanti e alternativi, mentre i lavoratori, operai e famiglie sono costretti ad abbandonarle, quando divi definirsi padre o madre diventa discriminatorio, scomodo ed esclusivo perché urta con chi padre o madre non è, quando si inneggia a larga voce per l'adozione di sempre più disperati diritti senza prevedere un'altrettanto fitta schiera di doveri, quando non sai più come chiamare una persona di colore perché qualsiasi aggettivo riferito all'evidentissima e palese tinta della sua pelle viene considerato un'offesa, quando nei bar si incontrano persone che portano al guinzaglio maiali vestiti con cappottini rosa. Molti chiamano questa condizione civiltà e progresso. Ecco, questo libro è dedicato a tutti voi altri, tutti voi speciali. Venite a me. E questo libro è diventato un best seller su Amazon. Ma guarda caso. Ma guarda caso! Sembrerebbe che qualcuno lo spinga. E vediamo che le pecore gli piace, eh? Le pecore piace il nostro generale. Ecco, finalmente uno che ha le palle si espone nel dire la sacrosanta verità. Siamo governati da ridicole ideologie di minoranza. Peccato che gli faranno fare una brutta fine. Ma che cazzo dici? Se loro te lo mostrano, e i mandanti saranno proprio quelle stesse minoranze che il generale ha descritto. Poverino, non capiscono niente. Non capiscono niente le pecore, purtroppo. E lui è stato, o comunque è stato in Iraq, dove ha combattuto di brutto l'ISIS, ragazzi. Cioè, già i nomi dicono tutto, ragazzi. Iside, no? ISIS. ISIS. E lui, insomma, con tutta la sua intelligenza, che capisce tutte queste cose, non riesce a capire che sta lottando con l'ISIS, che è una invenzione dei suoi capi che l'hanno mandato lì in Iraq. Poi cosa cazzo ci fa lui in Iraq? Cosa ha fatto l'Iraq all'Italia? Cosa? Ah, questi sono cose che non ci spiegheremo mai, forse, non lo so. Ecco, qui fa un'intervista a un giornalista iracheno, e vediamo, tutte le bandiere sono con le frange dorate, perché praticamente quando tu sei un invasore, la bandiera ha queste incorniciate in questo modo, con questi peletti così gialli, così, perché sta a significare che sei un invasore. Infatti questo è un invasore. L'Iraq non ha fatto un cazzo all'Italia, ma siccome viene spinto la NATO, c'è, cioè, tutto questo Unioni, eccetera, e loro, l'Italia, essendo un pupazzo come tutti gli stati del mondo, del nuovo ordine mondiale, deve andare, deve, a parte che è un teatro, perché l'Iraq stesso è comunque in mano a loro, però devono fare questo teatro, c'è il cattivo e noi che siamo i buoni, grazie al nostro esercito possiamo salvarvi dal prossimo Hitler, ok? Quindi questo è tutto teatro, ragazzi, e lui lo sa benissimo, ma lasciamo dormire le pecore. Qui vediamo serpenti ovunque che si mangiano la coda, cioè, sono tutti saette. Sono tutti simboli molto, molto significativi, però che sfuggono alle pecore. Cosa cazzo ci fa un serpente qua in alto? Fenici, come se non ci fosse un domani.
ovunque, sì, oh, sono lacrime, e non finisce. E cerchi che si uniscono qua, molto significativo. Stelle, fenici, insomma, ovunque, questa è la solita roba. Andiamo a questo punto al suo Wikipedia per prendere magari altri dettagli. Cioè, ma secondo me è stupido anche insistere, perché uno che esce da loro, cioè se tu fai qualcosa che non va bene, non finisci qua in alto. Cioè, per finire, per diventare un generale italiano, sai quanta merda dovrai aver visto? A un certo punto avresti dovuto, se fossi stato così buono, ti saresti dovuto fermare, diciamo, no? Avresti visto che qui ci sono saette, qui ci sono corone ovunque, insomma, avresti dovuto capire, diciamo, i paracadutisti, vediamo un po' tutti i simboli qua, ragazzi, e semplicemente per far capire che certi simboli, le saette, che si ripetono sempre, il cazzo di Giglio, ragazzi, con la fenice, cioè Giglio è molto molto, dagli estremi nasce la sintesi, che stiamo parlando, ragazzi? Fenici, come se non ci fosse un domani, come si usa dire, e corone, eccetera, eccetera. Se vediamo, ragazzi, tutti questi hanno un significato, croci templari, cioè, di cosa stiamo parlando? Come mai si ripetono sempre the golden calf, cioè il toro dorato, no? Cioè, anche questo è un simbolo molto. Quindi le croci, eccetera, eccetera, se tu vai a vedere, insomma, si ripetono sempre le stesse robe, la corona, eccetera, eccetera. Vediamo, qualsiasi, uno apre, uno qualsiasi, scuola di guerra, ecco, la luce di Lucifero, fuoco, no? La fenice e la corona, sempre la solita roba. E tu mi vuoi far credere che questo è stato in tutti questi luoghi così schifosi, così così, dove c'è una fratellanza, no? Molto piramidali come sistema, tutti questi qua, no? Perché l'esercito stesso è creato proprio a forma di piramide. C'è uno che dice a tanti zombie cosa fare, no? E c'è molta segretezza e molta fratellanza, ok? Quindi tu mi vuoi dire che lui è stato in tutte queste organizzazioni qua e non ha capito niente, che stava lavorando con il nemico? Bullshit! Allora, vediamo qua in quanti posti Costa d'Avorio, Afghanistan. Guarda in quanti posti. Cosa ha fatto la Somalia, il Ruanda, il Yemen, l'Italia? Cosa? Cosa? Ruanda. Cosa ci fa questo in Bosnia-Herzegovina? Stava per caso attaccando l'Italia? Poi qui dice, nell'ambito della divisione francese Salamandre, è tra i responsabili delle operazioni psicologiche del contingente. PSYOP. La guerra psicologica consiste nell'uso pianificato della propaganda e di azioni psicologiche allo scopo principale di influenzare opinioni, emozioni, eccetera, eccetera. Capito, ragazzi, con chi abbiamo a che fare? Beh, è chiaro cosa ci fa lui in tutte queste nazioni, perché l'Italia purtroppo è schiava della NATO, come tante altre nazioni, ovviamente. E quindi lui è costretto ad andare in nazioni che non hanno fatto niente alla propria, cioè l'Italia, perché è costretto, ovviamente, la NATO ha tutto un piano per unire tutto il mondo, ovviamente, nel nuovo ordine mondiale, no? E quindi anche l'Italia, volente o nolente, deve andare, anche se nessuno gli ha fatto mai niente, e seguire la politica della NATO, no? Ed è stato anche premiato, è stato decorato dalle autorità statunitensi dalla Bronze Star Medal. Bravissimo, un bel pentagramma per te. Complimenti. Qui diamo tutte le onorificenze.
po' di croci e di stelline, pentagrammi per voi. La NATO lo ringrazia tantissimo per il lavoro svolto in Afghanistan e ex Jugoslavia, Nazioni Unite anche. Insomma, questo è proprio uno dei nostri ragazzi. Guarda quante belle parole scrivono gli americani e la NATO su di lui. Gli Stati Uniti, guarda, per il grande lavoro, per il merito eccezionale dimostrato nell'ambito della coalizione anti-ISIS, ISIS, ISIDE. Ai ai ai, va bene ragazzi, abbiamo visto il vostro eroe, ricordiamolo e ricordiamocelo che potrebbe diventare il vostro prossimo pecoraro. Alla prossima.